dei miei quattro soldati. Oh, Ettore, più fame che gloria questa guerra ci dà. Oh, Ettore, di Francia o di Spagna mercenari perché. Oh, Ettore, con quelli si magna e poi l'Italia non c'è. Oh, Ettore, non c'è, ahimè, non c'è, e ancora a pezzi non so perché. Marciar, 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 si va a Barletta la sfida a far. Cerchi dei guerrieri, trovi frati e biscazzieri, giri e frughi come un pazzo trovi un... Tutto ti va storto, segui un vivo e trovi un morto, o un seguace di Allah, con sette mogli e un cannon. Devi un ladron, e guitti e santi arruolar, e poi miracoli far, mentre già rischi tanti fischi, perché se non siamo 13 la sfida coi francesi non si fa. Io grido ed insisto, su venite con me. Oh, Ettore! Ma tutti col gesto mi rispondono, tiè! Oh, Ettore! Mi segue una donna, ma la fuggo perché. Oh, Ettore! La gloria m'aspetta ed è gelosa di me. Oh, Ettore! L'onor, 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 con elmo e lancia a salvare andrò. Andrò, però, poi vo, la pancia è vuota, ma il cuore no. Mangia, vedrai. Ne, io se non mangio, sconoccio. Spete, spete! Che era? Quaglia, tordo o beccafico? Il beccafico alla salvia è saporito. Ah, stavolta l'ho presa proprio in pieno, eh? No, in pieno l'ho presa io, era pigna, era, altro che beccafico. Oh, pigna, io quello di ieri ce l'ho ancora sullo stomaco. Toh, c'è giusto un pinolo a testa. Ostia che magneto. Uè, masticate piano, così non vi fa indigestione e dirò di più. Ma io dico, che bisogno vuoi c'era di spingersi tanto al sud? Poi sono sei giorni che camminiamo per il regno di Napoli, orco can. Ma queste sono zone depresse. Guerre ce ne stanno poco, durano un mese, al massimo un paio di mesi se tutto va bene. Sono guerre ai pazienti, guerre scappa e fuga. Quando pensa a quelle belle guerre su al nord, vi ricordate le manciate a Fornovo? Ma vagliela a dire a quello, va. Ma si sa, voi altri napoletani lontani da casa non ci state mica tanto volentieri, beh. Appena sentono l'odore della stalla, via come somari. Piano, piano, qua l'unico napoletano so io. Seggio la vicaria, Ettore è di Capua. E Capua dov'è che sta, in Irlanda? Capua è provincia, è un provinciale. Provincia o no, quando abbiamo passato il Garigliano avevate tutti e due i lacrimoni. Ti avanzate qualche pignolo, non può muovere stasera. Dragoni! Sto qua! Dove eravamo rimasti? Subito, subito. Quando arrivarono a Gaeta l'assedio purtroppo era già finito. Allora l'esercito comandato dalla migliore lama dei soldati di Venturi Italiani, che poi sareste voi, sconfinò in Campania. Erano in cinque, andarono avanti spinti dall'avventura, dalla gloria... E dalla fame. Scrivi. Ma io vi volevo dire... Pagalo, scrivi. Il quarto giorno videro segni di guerra intorno alle mura di Barletta. Ma quale guerra? Ma perché quella non è guerra. Sì, sì, una guerra. Deve essere scoppiata adesso. Sarà che non ci vedo per la fame, ma stamattina non c'è. Guerra fresca, di giornata. Videro il ricco esercito francese cingere d'assedio lo stremato esercito spagnolo. E il loro capo non ebbe dubbi da quale parte schierarsi. Lo credo bene. Finalmente potremo mangiare a campo francese. Senti il cretino, senti. Quello sta dicendo che dobbiamo andare dalla parte degli spagnoli. Cosa? Ah, no. Tu sarai il capo? Ma noi siamo stanchi di combattere sempre dalla parte del più debole. Graiano, che sfizio c'è a combattere dalla parte del più forte? Tu ti diverti, ma a noi piace anche vincere, eh? Per una volta, facci fare una guerra comoda. Pure tu vuoi fare la guerra comoda? Beh, qualche comodità non la rifiuto.
E allora scrivi. Sì, scrivi, ma io devo scrivi, chiarire. Scrivi. E fu per far piacere a quattro compagni d'arme. Quattro compagni d'arme? Quattro straccioni morti di fame che sareste voi, scrivi, no, che egli scelse contro la sua volontà il campo francese. Ben, come vanno le cose? Stanno trattando il prezzo, qua il soldo è buono. Ciao, Manautro, come si vestono bene sti francesi? E le armature? Hai visto gli elmi? E le tutte roba su misura. Le masche di cheval di Monsieur Villefort, che va combattere l'après-midi. Un peu strette di mascella. Gesù, ma te ne corno. Le mo' fia sur le gauche, sì. Che bella razza, su cheval. Vous le donnez à manger? Vous le donnez le vin? Ah, oui? Maron! Oh, ma come lo fa? Ehi, hey, toi! Vieni a levarmi il fango sotto i piedi! Chi, moi? Tu hai qualche obiezione? No, per carità! Tu hai pulito le mani, villano? Oui, oui! Tu pulirai bene! Va le pied! Oui, messire! Apporte-moi de l'eau! Vite! Sì, mi fa bere un po' a moi. Per le straccioni come voi, c'è l'acqua di fossi. Bravo! Vieni! Pregalo! Tu non ti offendi, eh? E perché mi devo offendere? Mi ha chiamato straccioni. E poi l'acqua dei fossi la fa bene alla pancia, vero? Mi vuoi fare il piacere, gran fedente, pulirsi l'aria a questo amico mio? Je suis un chevalier français. Eh, capo. È gentile, no? E adesso scrivi, bragone. Scusane, eh? E fu così che misero le loro spade al servizio degli spagnoli. Sono un esercito, ci possiamo mai riuscire o no? Come posso? Non fa filosofo, cammini! Cammini! Ehi, voi! A dove sta le passaggi per entrare dalla porta del Barletto? Derrière le bastion, là-bas! Au salut, au pardon, fils de putain! Merci, merci! Faccio le guardie in aria, mi pare che qua non tirano più. Ma perché non ti affaccio tu, scusa, come già faccio io? Raga, lo, io devo guardare avanti. Ah, io guardo avanti. Ah. Raga, lo, come va là fuori? Tutto bene? Sì, sì, va tutto bene, grazie a Dio, tutto è tranquillo. Meno male. Ah! Che è successo? Hanno tirato un urinale, hanno tirato. Un urinale? Fatemeli entrare, fatemeli entrare. Guarda, 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 la mia bolletta!
è bollente, è tiepido. No, è pipì, che schifezza, ma che fotiente che sono sti spagnoli. È meglio l'olio bollente, no? Eh già, perché ve ne andava a me, quanto è bella chi sta, tieni bene. Le facciamo polpette francese. E prima che è più tosto. Adesso più tosti. Questa torre è il punto più debole delle mura. Per gli spagnoli è un pericolo, andiamo! Indietro, italiano, indietro! Ettore, quanto sto potente che sta meglio con me! Io non combatterò! Io scrivani, io scrivani! Ettore! Uè, leva le mani dal sabracalone, hai capito o no? Vizio trippe! Permetti! E vuole tu! Andiamo via! Vai su! Gli italiani combattono per gli spagnoli! Alessandro! Sulla scala, presto! Venite con me, forza! Aspettate, non mi lasciate su! Quello il comandante. Vado a chiedergli quanto ci offre. No, no, aspetta, che là le cose si mettono male. Andiamo. Ehi, siamo amigos, lasciamo a me. Da questa parte, monsieur. Ma quello chi è? Certamente... un uomo con los coglones. Via! Scendere, scendere! È chiuso! È chiuso! Arriva l'Ariete! Quando dico tre, aprite la porta! Ah!
camisa, apartarsi, a chi stiamo combattendo? Cuidado por ahí, cuidado. Dai, Ettore, forza! Fagli vedere come combattiamo! Portali francese! Falli correre, olè, bravo! Ora che il momento di maggior pericolo è passato, ringraziamo chi ha voluto darci tanto insperato soccorso. L'abbiamo fatto con piacere, eccellenza. Noi ti ringraziamo, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. I rinforzi spagnoli sono in marcia e arriveranno da un giorno all'altro. Bisognerà resistere e tirare la cinghia ancora per un po'. Ecco il vostro soldo. È parecchio, ma devo avvertirvi che non vi sarà facile spenderlo. Perché sono falsi? È una città assediata da mesi. C'è rimasto poco da spendere e poco da comprare. C'è molta fame. Vi dovrete arrangiare. Sempre dalla parte giusta ci porti tu, eh? Del resto, come vedete, io condivido le privazioni di tutta la città. È il mio pasto quotidiano. Un bicchiere di latte e un uovo. È già qualcosa. Sarete alloggiati qua sotto, nel quartiere spagnolo. Vi accompagnerà Carellario, il mio cameriere. È un bravo ragazzo, italiano come voi. Latte e uova. Sapete che sta malato, Kill? La cucina spagnola è pesante. Io mi facesse una padella alla valenziana. In nome del tesoriere, bragalo. Grazie. Ma non ci mangiamo tutti sti soldi. Facimmi una cenetta tutta pugliese in osteria locale, eh? Il tesoriere già fa l'economo. Beh, allora, quando è che si mangia? Può darsi dopo domani. Mi hanno promesso qualche capo di ranocchie e uno spicchio d'aglio. E quelli chi sono? I prenotati. Regalo, il capitano non scherzava. È vero, voglio? Ci stanno vecchi qua vicini che tengono un pezzo di pane duro. Ah, bene, dove sta? Ma non lo vende. Dice che lo lascia alle figli quando muoro. Ah. Maria è santissima, pensaci tu. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il nome tuo, venga il regno tuo, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre tentazione, ma liberaci dal male. Mo si fa pure un secondo piatto. Gesù, Sant'Anna Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna Maria, mandatelo pena a casa mia. Gesù, come passa il tempo? Sarebbe un grande onore per me. Se venite a casa mia, certe volte qualche cosa troviamo. Qua è umido assai, e quando faccio notte, chiù è umido e chiù vengono fuori. Ma chi? Shh, cheat! Ecco non! Sì, ne ho visto uno anch'io. Sì, sono tanti, e salgono in villa. Fermi, Ma come vanno piano? Sono l'umec. Beh, non è il caso di approfittare, andiamo. Va prego, la minestra di l'umec è basta lunga o brutta. Per 5, per 10 è la stessa cosa. Se insiste. Esci, esci, corna, che mamma ti scorna. Ti scorna un coppa all'asta che ti fa un figlio mascolo. Oh, cottura perfetta. La fortuna mia è che avevo da parte una bella quantità di prezzemolo, perché la lumaca può anche non piacere, ma il prezzemolo piace a tutte. Sì, ma se non è cucinato bene. Ah, io c'ho il mio segreto. Anche l'acqua io sola la so cucinare al punto giusto. E poi è un piatto che sazia. Per i francesi è uno dei piatti più prelibati. Li chiamano i lumacon. Sì, lumacon. Lumacon? No, lumacon. Senti, ma una rubina, Burdel. Stasera, del tuo capitano spagnolo, abbiamo visto un bicchiere di latte e un uovo. E allora? E allora
Dove c'è un uovo, ci deve essere anche una gallina. E dove c'è del latte, poi ben... C'è sta pure la vacca, ma il capitano tiene la sua dispensa segreta. Ah, sì? E dove? Là sopra. Porca vacca! Boia Faust. E quanti begli ovetti? No, no. Che fate? Fermi, fermi, per carità. Le uova sono segnate. Vabbè, e chi le ruba? Madonna. E mo che fate? Ve li bevite? Contale. Non ne mancherà nessuno. San Nicolo, aiutami tu. Madonna mia. Carellario! Carellario! Sì, signore. È giusto, no? Che cosa? Si chiama Carellario? Sì, signore. Carellario si chiama, no? Quaternario, bracalò! Hai scritto? Sto scrivendo, sto scrivendo! Lo sai che stasera ti sei guadagnato un tuo piccolo posto nella storia? Io? Lo sai perché? Sì, per il tuo altruismo. Perché l'hai fatto? Vi sono visto combattere oggi. Eravate magnifica. Perché non mi picchiate con voi? Quanti anni tieni? 21. Come? Beh, 18 scarsi. Ma sono forte. Mi sfido a braccia di ferro, volete vedere? Nada vuoto, oggi sono stanca. Peccato, ma un giorno faccio pure io il soldato di Ventura. Il soldato di Ventura? Ma di dove sei? Di Barletta. Carellario da Barletta. Ti piace, eh? Aspetta un momento. Ci voleva una foglia dell'auro. Ma sei matto? Il rosmarino ci vuole. Ma no, la salvia sul maiale. Beh? Sai, stavamo proprio per venirti a chiamare. Dico, per una volta un buon pasto, ne? Un buon pasto, certo. Ma lo faremo domani. E non da soli. Cioè? Cioè che lo portiamo a casa di Carellario. Perché gli inviti si ricambiano. Specie quando la fame è tanta, vero? Va bene? Va bene. Vini di Bourgogne e de Côte-du-Rhône, Marais e Pouilly de Chavignol, Malvoisie, riserva speciale per il Duca de Nemours. Splendida idea la vostra. La Motte. Obbligarli ad assistere al nostro pranzo. Avanti, trombe, suonare, annunciare! Un piatto di cacciagione con contorno di funghetti e cetriolini. Cosciotto di capretto e le erbette della Languedoc con patatine novelle. Adesso dove andava lei? S'ha da fare un cosciotto e capretto e caoi con tutte le patate. S'ha da appilare tutto e caoi, s'ha da appilare. Pezzettine di polo con olive farcite. Qui mi diverte molto. Anche se voi non avete l'aria di approvare, nobile Baia. Mi scusi, monsignor, ma non riesco a appassionarmi a questa esibizione. È un'inutile provocazione. Vous savez, mes amis, gli spagnoli sono a stomaco vuoto da mesi. Ormai li prenderemo per fame. E allora non è male stuzzicarli. Cinghiale giovane arrostite la pulzella d'Orléans. Innaffiato con vino rosso del Bordeaux. Comunque a noi cosa se ne impippa? Tanto per oggi siamo a posto, abbiamo il nostro maialino, no? Uetro si è fottuto il maiale! No! Guarda, guarda! Ma dove porto? Se lo mangio lui solo! Oh, ma è uscito qualcuno della città? A questa tavola di porci ne mancava uno, eccolo! Omaggio della città di Barletta. Oh, Jean, monsieur! Che la faut, seigneur? Il faut réagir. Seguite. Attrapele! Questa fantôme! Cugino del re di Francia! Il va payer ça très cher. Parole de la motte. Oh, Jean! Oh, Jean! Fermo la motte! Fermo! Lasciatelo andare. Ma adesso basta. Useremo altri mezzi. Ecco i risultati della vostra seconda bravata. Quel cannone può sparare un colpo ogni 3 ore, signor Fieramosca.
Finora i francesi avevano avuto scrupolo ad usarlo. Per questo i miei ordini erano precisi. Non rispondere per nessun motivo alle provocazioni. Il nostro compito è quello di resistere ed aspettare che arrivino i rinforzi. Senza far niente, vero? Assolutamente niente. Quel cannone non ammazza solo soldati, ma anche povera gente. Donne, vecchi. Non è questo il modo di fare la guerra. Andate voi a dirglielo ai francesi? Sì, ci vado io. E come farete? Vado là e distruggo cannone. Credo che questa sia la vostra ultima fanfaronata. Vi gioco los coyones. Eccellenza, ci faccia attenzione. Questa volta bisogna giocare d'astuzia, all'italiana. Ah, all'italiana? Io mi porto con me solo sto contadino, mi farà da guida. Bella mossa, furbissima! Ah, furbissima, monta a cavallo, che tu sei lo storico. No, se è per me, mi racconto tutto dopo, non fa niente. Ettore, vengo anch'io. Non voglio mica perdervi questa impresa, eh? Potresti avere bisogno d'aiuto. Ah. Regalo, allora tu rimani. Mi dispiace, ci teneva. Ne tu a me, levo mo cavallo a sotto e mi venne l'ippocondria. A te no, Romanè. Puerta, por favor. Regalo, non perdere tempo, scrive. Sta tranquillo. Faccio il riassunto delle battaglie precedenti. È qua. Da sì passano le pattuglie della cavalleria francese. Uno deve rimanere a guardarti le spalle. Se vuoi rimango io. Sì, resta tu. Resta anche tu con lui, tanto non c'è Vabbè, più bisogno di guida. Aspettiamo qua. Gaiano! Eh? Quando vedi bruciare la torre, torna subito in città. Sì. È qui che si festeggiava la mietitura. Chissà. Forse un altro anno sarà tornata la pace. Un altro anno non avrai neanche più il campo se non ti fai furbo, ragazzo. Ndù, ma va. Ndù? Dai francesi. Sono loro che vinceranno la guerra. E sarà meglio per tutti e due. Per il tuo campo e per la mia borsa. Ma un signore come voi non può tradire. Tu credi? No. Munta cavallendume. Io non tradisco. Peggio per te! Ettore, hai già un piano per distruggere quel cannone? C'è una donna in pericolo. Ma come? Con tutti i pericoli che corriamo noi, fai preoccuparti delle donne. Ha detto male, facce! In ginocchio davanti a Cattuderci il casso! Appegoronati, che ti seguo al collo! O come dice il poeta, arrendete, guerrier, che sei caduto, ma li mortacci tu, sono scivolato, che fai? Resti in piedi? Oh! Ma che fai, assassino? Signore, una donna in difesa! Un gancio, un equivoco, pace, ma renno subito! Ma che bel finale, beh! Ma che vi c'è mannata voi? Ma chi siete? Il cavaliere delle cause perse? Ma come vedi un uomo che sta a menare una donna e fai subito causa comune col sesso debole, capirei? Io se fossi stato San Giorgio mi sarei messo un combutta col dragone. È la prima volta che un cavaliere mi salva la vita. È una meraviglia. Che peccato che noi siamo soltanto degli attori e stavamo provando la nostra nuova commedia. E allora? Tempo qua. Io avevo capito subito che voi eravate. Fanfulla, questi credono che io... Sì, sì. Sono Capoccio, comico della premiata compagnia degli Allupati. Sarto in banco, sarto li banchi e sarto li basti. Illusionista, melludo de magnà. E queste allupate signore, le commedianti, Leonora, mia nipote, Fiammetta e Stella. Fate la riverenza. Bravi. E frattanto, caro Sor Cazzeo, noi se ne andiamo al campo francese per delle rappresentazioni. Stella, attacca lo stallone. Ci avevamo un salvacondotto del duca di Nemur. Spero che anche voi ci farete l'onore della vostra presenza, però. Ma noi non siamo francesi. Maria Vergine, spagnoli. No, non siamo nemmeno spagnoli. E allora che siete?
Prova ad aprire il cervello, rifletti un attimo. Dal momento che siamo in Italia, cosa siamo? Tedeschi. Bravo, hai indovinato. Te lo dici sempre, Ettore. Te fai domande troppo difficili. Senti un po'. Hai detto che hai un lasciapassare per il campo francese, vero? Sì, signore. Ma perché mi fate questa domanda, servo ognuno? No, è perché mi era venuta un'idea, però avrei bisogno dell'aiuto di tutti, ecco. Sarebbe di? Non è che vi servono altri due comici? Subito dopo scena, Duca, spareremo un altro colpo con questa nostra possente e diabolica macchina. Io penso che non c'è altra al mondo per lunghezza di tiro e rapidità. Ho messo alla torre 25 uomini armati per la guardia. E alla bocca di fuoco, due artiglieri germanici precisi come un orologio. Da questa mattina non hanno mancato un colpo. Frequenza di fuoco? Quasi miracolosa, riesce a fare un colpo ogni 3 ore. Quella torre è inespugnabile. Con un'arma così, Carlo VIII conquistava l'Italia in un mese. Je crois bien. Duca, un certo Graiano d'Asti che viene da Barletta dice di avere notizie riservate di estrema importanza e urgenza. Andiamo prima a mangiare. Lui può aspettare. Avanti, prego, sipario! Soldati di Francia, nobili campioni, lasciate star cannone e ripiate fiato tra una cannonata e l'altra. Prima il lavoro e poi il divertimento. Osservate, prego. Questo sarebbe Amir, che se decolla da se medesimo, se svita il cotogno, come sarebbe a dire la capoccia, e la deposita sul gabaret. Ali! Ma Amir la capoccia la può perdere soltanto per un momento. E vola, 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 e il cranio del teschio è tornato al posto suo che pare inchiodato. Yeah! E ancora non avete visto niente. La truppa è impaziente, Namo. Ed ecco voi, bravi guerrieri, la bella e friccicosa Fatima, la quale prenderà posto in questa cassa, onde quarmente essere trafitta dalle vostre spade e tornare a voi più bella e più superba che pria. In cassa di Fatima. Ali. E muovete. Vado ad incassare. Chi mi presta uno spiedo, ovvero sia una spada? Grazie assai. A buon rendere. Attenzione. Beccate questa, Fatima. Oh, ammazzata. No, no. Avanti un'altra. Oh. Altre? Questa va dritta al cuore. Ecco questa. Moglie sfondiamo il fegato. Uno, due e tre. Mi sono sbagliato. Gli ho bucato il bellicolo. Niente paura, c'è un'altra spada. Non ci sono altre spade? Finite le spade. Che orrore, Fatima. E voilà. In campana vado a riaprire la cassa. E uno, e due. Meraviglia, non credo ai miei occhi. Sorti fora, Fatima, ritorna in sé. Sorti. Eccola qua. Un applauso agli artisti e un grazie al pubblico. E da me? Soldati francesi, venite mo' dalla maga, indovine, fate chiera. Coraggio, soldati, coraggio, nella mia palla di vetro leggerò il vostro destino. Amore, fortuna e ricchezza. E adesso Amir il Grande andrà ad eseguire un mirabolante esperimento. La sparizione totale di un corpo umano di persona. C'è qualcuno che si vuol farsi avanti? Ecco un temerario cavaliere di Francia che si avanza. Bravo, monta qua su e senti. Ole. Il tuo corpo sparirà, oblà, e tu entrerai nel paradiso di Allah. Amir, vado? Vai! Allah, esaudisci! Corpo, sparisci! E per incanto va nel paradiso di Allah. E uno. E due. E tre. E due. Nel paradiso di Allah ci capono tutti. Amir, che dice Allah? Allah ha ridetto sì. Allah, esaudisci. Corpo, sparisci. E per incanto va nel paradiso di Allah. Dove sta? Oh, a botte non sia. Allah provvede.
Allah esaudissi, corpo sparissi, e per incanto va nel paradiso di Allah. C'è qualche altro soldato che vuole sparire? E tu, Saltamonte, i miei soldati, dove sono spariti? Ma nel paradiso di Allah. C'è pas vrai, non vero, trahison, ci hanno gettati nel fiume. Osam! Fermi! Fermi tutti! Vieni un poco qua. Anche lei, ufficiale, prego. Racconti i fatti. Il nous a mis sur le tonneau e puis boum dedans. E ci hanno gettati in fiume. Tutti in acqua. Ah, sì. E chi è sta? Lui! Oh! Essa, non posso passare come è un bugiardo, ufficiale. È un bugiardo, lo sai perché? E pour qua? Pur qua sono stati io. Osam! Merdalo! Prendilo! Un momento, ma che caspita, ma sta sempre nervoso questo! Come si può credere a quello che affermate? Io non posso offrirvi delle prove e non so di quale mezzo si serviranno, ma conosco la loro determinazione e la loro audacia. Vi assicuro che vogliono distruggere quel cannone. Due uomini soli contro una torre 25 armati, messi noi. E perché noi si dovrebbe crederci, signore? Potrebbe essere una trappola. Oui, c'est sûr, c'est un guet-apens. Io non sono un traditore. L'informazione è esatta. Proprio se l'informazione è esatta, lei è un traditore. Voi, Bayard, siete un moralista. Sì, Sua Altezza vuole degnarsi, è l'ora di puntare i cannocchiali su Barletta. Buonanotte. E se i nostri assediati stanno dormendo, avranno un brutto risveglio. Il cannone è caput! Dai. Avete preso i costumi, i manichini? E lasciate la roba, andiamo! Ma dov'è la palla di vetro? Non trovo la palla! Sì, la palla, chi stando stai cadendo? Oddio, dimmi che ci rivedremo! Cosa fai? Arrivano i francesi! A cavallo, su! Vettore! Allora, non era esatta l'informazione? Avevate ragione, Graiano d'Asti, siete un vero traditore. Tu mi complimo. Se siamo arrivati tardi, la colpa è solo vostra. Siamo rimasti lì al campo a perdere tutto quel tempo. E io sono rimasto con una gran voglia di impiccare qualcuno. Excellente idea, Lamotte. Un esercizio che mi rimette di buon umore vedere impiccare qualcuno. Mi dispiace per voi. Vostra Altezza, ha sentito? Questi italiani fanno dell'ironia anche quando hanno già un piede nella tomba. Monsieur, a me mi dispiace per voi. Ma gli date da mangiare alle galline? Sì, sì, sì. E adesso che c'è? Ah, sì, è il Te Deum di ringraziamento per la
per la distruzione del cannone francese. Ah! Andiamo in giro! Bella riconoscenza, ringraziano sempre il padre eterno. Non è qua, Graian, gli avevo detto di tornare appena bruciava la torre. No, qua non si è più visto. Gli deve essere successo qualcosa, andiamo a cercarlo, Bragalo, vuoi restare qua? Niente, sono gente, non ho visto niente. Ma che è successo? I francesi mi sono corsi appresso, ho fatto un tempo a buttarmi a mollo. E dov'è Graiano? Chi è Graiano? Quell'amico mio, quel cavaliere italiano. Ah, voi vedete che è quello. Pensaci tu, Bragalò. Era lui quello che cercavi? Sì, sì, era proprio lui. Se so piate pure le attrici, se le so giocate ai dadi, so peggio dei turchi. L'hanno vinta la Motte, Villaforte e la Palisse. So tre diavoli quelli. Dove si trovano questi diavoli? In riva al mare. Loro sono signori, non si ammischiano con i soldati. Da che parte ci si va? E allora le pistelle? Vuoi come sono triste? E non dunque le spa. Oh, vabbè, mi sembri belle. Ora ci divertiamo, vedrete. Chi vince farà la prima scelta. Allora, a tua, Nico! A tua! Guarda, guarda, lo stesso manichino che usavo nello spettacolo dei comici. Ma quali comici? Che stai dicendo? Tu pensa a scrivere. Le spettacle di vostro gradimento? Più tardi ci occuperemo di voi. E vi giuro che resterete soddisfatte. Bene. E voi, superba signora, sarete del vincitore. Tutti insieme, alla! Come vi devo spiegare, signor Fieramosca, che gentiluomini caduti prigionieri non si possono impiccare. Sono le leggi della cavalleria. State tranquilli, signori. Voi sarete trattati secondo il vostro alto lignaggio. Non ho mai dubitato della vostra correttezza, ma le guerre dovrebbero farle solo i signori. Avete torto di servirvi di mercenari senza patria e di gaglioffi. Io terrei a freno la lingua, signore. Anche se posso capire la vostra rabbia per essere, diciamo così, caduta a cavallo. Con l'inganno? Siete a dire, che altro sanno fare gli italiani? Sono soldati di ventura, venali, ribaldi e traditori. Sono italiani, poveretti. Gli italiani saranno anche poveri. Ma non sono né ribaldi né venali. E nemmeno traditori.
Tirate fuori le spade tutti e tre quanti siete. Non si può. I cavalieri possono battersi solo con altri cavalieri. Queste Signori. Sono le regole, quindi non vi sarà nessuna sfida. Signore, i rinforzi mandati dalla Spagna sono sbarcati a Taranto e sono diretti qui a marce forzate. Dovremo resistere 3 giorni ancora. 3 giorni? Potrebbe essere la soluzione. Signor Della Motte, un uomo è un uomo anche senza cavallo. Accettate la mia sfida. O sarò costretto dal povero italiano a chiamarvi cacasotto. In realtà offesa c'è stata, pubblica e aperta. Gli italiani vi hanno lanciato una sfida. E ora mi viene in mente che il non raccoglierla potrebbe significare infamia per le armi di Sua Maestà Cristianissima il Re di Francia e disonore vostro, signori. Chiederò al nostro illustre avversario, il Duca di Nemours, di voler concedere una tregua d'armi per preparare lo scontro. Penso che occorreranno 3 giorni. Che ne dite? Certo che il duca concederà la tregua se è una questione d'onore. Ma non vedo come risolveremo. Sono o non sono Gonzalo Pedro de Guadarrama, reggente di Napoli e gran capitano del cattolicissimo re Ferdinando. E allora è mio diritto investire chi mi pare. Paredes, la spada. Ma io sono un uomo di penna, già diventato cavaliere pure io. A voi la scelta. Quanti cavalieri volete contro? Quanti ne siamo? Siamo belli, ah? Tento! Allora? Fra 3 giorni e il secondo venerdì di febbraio. Giorno 13, numero augurale. 13 contro 13. Questa è la mia proposta. D'accordo. Aggiungerò ai 4-9 dei miei il meglio della cavalleria spagnola. No, no. Saremo tutti italiani. L'offesa è stata fatta a noi e non agli spagnoli. 13 buffoni italiani contro 13 cacasotto francesi. Ma 13 porta sfortuna. E dove li troviamo, 9 cavalieri pazze italiani come noi? Diettatur, statta zitta. D'accordo. Come volete voi. In ginocchio. Di dove siete? Come? Dove diavolo siete nato? Ah, a capo, grida. Fiera Mosca da capo, congiungete le mani in atto di vassallaggio. Ora riceverete l'imposizione della spada sulla spalla e la boffetada. Paredes, la boffetada. A me non mi ha mai boffettato nessuno. Ma era la boffettata, lo schiaffo d'investitura, l'unico schiaffo che un cavaliere riceve senza restituirlo è la cerimonia. Scusi tanto. Io non lo sapevo, ma certe cose si dicono prima. Vi siete fatto male? No. Avanti, Paredes. Attenti che il nobile Paredes te ne ha la mano pesante. Lui è del nord, io vengo appresso. Questa volta il gioco lo scoglione s'anch'io. Gli italiani non hanno alcuna probabilità. E a noi che importa? Basta che passino i 3 giorni. Vinci di mezzo a me! Aragon! Avete capito quanti? Bandidio! Secondo me è tutta scena. Lo fanno solo per impressionarci. E ci riescono pure bene, però, eh? Cittadini di Barletta, italiani, a Ettore Fieramosca gli serve un po' di gente che gli rode forte. Offrite il braccio. Non ambite all'onore di far vetrucità coi 13? Chi è? Il lavevritto, 13 porta sfortuna. Guarda, si asquagliano tutto quanto. Altri 9 matti disposti come noi a farsi sbranare da belve di quel genere non li troveremo mai. Boh, ve lo dico io che ci vorrebbe qui. Qui bisognerebbe chiamare Mariano da Trani. O 10 scambelli prima di ci fosse qui lui. Il nostro dramma diventerebbe tragedia. Ma per i francesi? Mariano da Trani, perché non sei qui tra noi? Perché? Ci sarà, ci sarà. C'è qualcuno che ci può dire dove si trova Mariano.
Mariano da Trana, e qua lo venite a cercare? Vuole se la Madonna che sta trovasse qua, Mariannino mio, sta sempre in giro, sta. Chi lo chiama di qua, chi lo vuole di là, nemmeno la domenica lo lasciano in pace con la mammarella sua. Io lo vedo una volta ogni 2 o 3 anni. Hai mai fatto fateccia. Se vi volete mettere in nota. In nota? Che nota? Ci stanno già 5 richieste davanti la vostra. La liberazione del Santo Sepolcro prima, dei turchi dopo. Ma in questo momento dove sta? È andata a uccidere il feroce Saladino. Ma la frusco, le falle a fuori! Che c'è bottana! Il debito del gioco si paga. E la prossima volta vi butto fuori malamente, eh? Guarda, guarda. Viale da Milazzo. Se c'è lui, c'è anche suo fratello Riccio. Questi due a me non mi possono dire di no. Come è che si chiama? Maiale e Milazzo. Miale, ho detto. Mi decide di non puntare, meglio che esci. Che ci sta a fare? Tanto vince, giocate, giocate. Chi non punta contro di mia, uriavolo sul portavia. Compare Fieramosca, non hai bisogno di parlare. Se finisti per la sfida da questo orecchio non ci sento. A vita privata mi sono arriverato. E campo onestamente, facendo il pescazziere. Se chi ti offesero le vostre madri e tutta l'Italia intera non me ne fotto una minchia. Nobili ideali tuoi. Ma noi siamo venuti qui solo per fare una partitina, vero? Bene, se volete giocare. Dopo, dopo. Adesso diamo prima un'occhiata, eh? Puntare, Pecciotta, puntare! Non si vince né con gli occhi né con la fantasia. Sopra 10 vince lo banco, sotto 10 vince lo branco. 12, o banco vincere. Amone, ne puntare. Chi non gioca d'azzardo è solo un bastardo e un codardo. Avanti, puntare, Pecciotta, puntare. 11, banco vincere, sotto la luce del sole. Chi non gioca e mette scuse, chi è cornuto e magari fedoso. Chi gioca con Miale e Milazzo, o esce ricco, o esce pazzo. Sono truccati questi dadi, mia. Sono truccati. Ha truccato i dadi! Arriva il cane! Sei svelto di mano solo con i dadi! Se vuoi il nostro aiuto, devi schierarti con noi! No! Faccia così! Allora, la vuoi una mano? No! E fai venire anche tuo fratello Riccio? Riccio sta in galera, ma è innocente! Ci pensiamo noi a farlo uscire di galera, promesso? Sì, promesso, promesso! Attenzione! Attenzione a me, mannaggia! Questa me la paghi! Bravo! Viva capo! Uno per me! Uno pure per me! Fagli vedere chi siamo! Attento! Se io fossi fuoco arderei lo mondo, se io fossi mare lo sommergerei! Ma che stai dicendo? Sovverso, sto scrivendo in pezzo. Allora mi paghi questa! E mo t'ho pagato, va bene. Senti, a proposito di mio fratello Riccio, lui dice che in carcere si trova bene. Tu come lo convinci a venire fuori? Abbiamo convinto te, convinceremo pure lui, vieni. Riccio Milazzo! Assorata! Riccio Milazzo! E a faccia! Hai portato una bella cosa! Riccio Milazzo! Chi è? È per te! Te lo bevi alla nostra salute! Io sogno già embriaco! Fratozzo! Brinda la vittoria degli italiani! Tutte pazze siete! Qui già fanno le scommesse, ve danno 21! E io tutto sui francesi puntai! Oh, è un patriota! E allora brinda la vittoria dei francesi. In bocca al lupo. Crepa.
Uè, vuoi vedere che chi si è crepato veramente? Riccio, fratuzzo mio, se passa un'ora l'antidoto non lo risuscita più. E aspettiamo prima che i frati se ne vanno. Ecco. Quanto è bello. Sembra vivo. Ma è vivo. Ervino avvelenato gli ha dato solo una morte apparente. Due gocce d'antidoto nelle proce del naso e te ripia subito come un picchio. Però bisogna farlo dentro un'ora, eh? E così saremo uno in più. Figurati per fare 13. Non ce la faremo mai, mai, mai. Vabbè, portiamo via il cadavere. Cadavere lo chiami? È malagurio, eh? Voglio dire, portiamo via il morto. Vabbè, pigliamo il vivo e portiamolo via, su. Non gli fate male, fratuzzo mio, gli è senzeppi. Ah, brutti riacchi, sciagalli! Mi sono piato! Ehi, e che sto di lui? Che mi frega di... Lodovico! E tu chi sei? Come fai a conoscere il nome mio? C'è un frate solo in tutta la cristianità che usa come arma un rosario di pietra legato insieme dal fil di ferro. Chi sta? Religione pesante. Ludovico d'Arieti. Fiera Mosca! Che vergogna, t'ho lasciato sordato e ti ritrovo ladro dei cadaveri. Ma com'è che sei cascato così in basso? No, ma che hai capito? Sono voluto accompagnare qua Miale che ha dato l'ultimo saluto al suo fratello Riccio, poveretto. Oh. Ludovico d'Arieti. La più grande lama al servizio degli Sforza. Prima di convertirsi alla non violenza. E figuriamoci se non si convertiva. Lo posso abbracciare, fra Lodovì? Con te al nostro fianco, non possiamo perdere. Sì, ho sentito parlare di questo scontro, ma non posso. Te prego, non insiste. Vieni. Ti voglio far vedere una cosa. Vieni appresso. Voi intanto dite le preghiere per il morto, eh? Se ancora lo chiamate morto, lo picchio per un affronto. Moglie d'osse due gocce di controvelino. Da qua non si vede niente. Qua non ci si vede manco a bestemmiare. E poi senti, non potresti, siamo in chiesa. Ha ragione, per Dio. E beh, andiamo un po' più là, che c'è un po' più di luce, eh? Anzi, lo sapete mo che famo? Gliene mettiamo 3, così si sveglia meglio. Oh, e accendete la candela. La lanterna, piglia la lanterna. Qui se non si svegliamo, questo muore. E non puriamo! Vai con la prima, vai con la seconda, e mi ha ammazzata la valizia. Oh! Ma è morto un novello! E come sarebbe? Ma stava qui! Ma non può avergli fatto effetto, non gliel'ho ancora dato! E chi sa te? San Crispiano. Ecco, la spada mia. L'ho appesa lì. Così bella e così inutile, eh? Mi dispiace, ma ha fatto da lui di spiare con la fede il mio passato di peccatore. Che peccato. Beh, certo. Se San Crispiano m'ordinasse delle vaglie da de mano, allora... ma mo dovrebbe di lui. Ah, ma perché parla? Sì, una volta ha parlato. Si è messo a strillare, combattete, combattete. Sono corsi tutte le armi, perfino il vescovo. Ma quando? 300-400 anni fa. Oh, da allora n'ha più aperto bocca. Certo che non è un santo tanto chiacchierone, eh? Comunque io non dimentico l'amico. Oh, sarò lo stesso al vostro fianco. Grazie, lo sapevo che dicevi. Con le mie preghiere. Ecco. Hanno rubato il morto! Come? E questa volta l'hanno rubato davvero. In chiesa rubano pure i morti. Sì, questa è opera di quell'impunito maniaco del castello. È lui che mi prega i cadaveri. Ettore, dove vai? Fanfulla, piego, c'è da ieri. Sì, via. Mando hai? Quello è un pazzo pericoloso. E se mi faccio rubare anche quei pochi che trovo? Allo dov'è? Eh? Ma sto maniaco tu castello. Con i cadaveri che ci fa? Li dai a pezzi e li studia. È rimasta mezz'ora e sbrigatevi perché sennò lo trovate morto. No! E se lo squarta vivo, quello vede e sente tutto. E vede? Sarà un piacere lavorare su una così armoniosa anatomia. A me la sega. Non la più grande.
Quella è una strana dentatura per un morto. Tenaglie. Dov'è? Dove l'hanno portato? Non si accedere, voglio prodotto mio, quello che ne resta. Levito, tacito. Riccio, vivo è. Per fortuna mi sono accorto un tempo che l'era morte apparente. Da denti. Riccio, fratuzzo Carnali, ma che sto scemonito è? Se voglio comprare il mio cadavere è fuffo d'oro. Ma io cambio 100 anni. Ma te levo un dente, te levo. E giocco fatoso. La furia le nociva, figlioli. Avrò il piacere di disarmarvi tutti se m'aggredite cavallerescamente. Vorrei essere io il primo. Sarete una gran lama, signore, ma non poco presuntuoso. E in guai. Madre mia! Gli uomini di scienza non sono fatti per le armi. Vi farà obbligo di smentirvi, cavalier Fieramosca. Bravo! Era un uomo di scienza, bravo! Mi mantengo in esercizio, mens sana in corpore sano. Bravo anche a voi. Ma questo è il colpo di Albimonte la Peretola. Signore di Vadesse e duca di Filettole, sono io, per servirvi. Come vedete, so anche come pararlo. A questo punto non mi sembra più il caso di continuare. Bragalù. Amici, ho il piacere di presentarvi Albimonte la Peretola, uno dei più grandi spadaccini d'Italia. Con lui al nostro fianco la nostra vittoria è sicura. Attento, Fieramosca, state per prendere un abbaglio. Immagino quello che volete chiedermi e la mia risposta è no. Ormai sono votato alla scienza. Ma qua lo fanno apposta, cambiano mestiere tutti quanti. E lasciatemi dire che non sono nemmeno d'accordo con codesta sfida. Noi ci si dovrebbe davvero vergognare d'essere italiani. La vedete questa effigie? Costui è un italiano che ci sta coprendo di ridicolo agli occhi dei mondi. Ma chi l'è? Leonardo da Vinci! Ah! È un pazzo! Ma giudicate voi, vi prego! Le follie anatomiche su tessuti muscolari. E poi, il volo umano. Questo pazzo sostiene, capite, che l'uomo può volare come Cardellini. Non è con una disfida che riscatteremo l'onore dell'Italia, ma confutando le folli teorie di Leonardo. Si fa una scommessa? Se viene dimostrato che le teorie di Leonardo sui volo sono esatte e che l'uomo può volare, io mi immolo. Abbandono la scienza e combatto con voi. Parola ad Albimonte. È già passata la prima giornata e quando ne abbiamo trovato? 2 su 9. Miale Milaz e o frate Ambriaco. Ma è un'impresa assurda, non ce la faremo mai. Ci vorrebbe un miracolo della provvidenza, beh. Ma quando si aspetta un miracolo bisogna andare in chiesa, non vi pare? Tutto si è fregato. Gli ori, gli ex voti, i candelabri, tutto. Se non è stato uno dei tuoi, allora è stato Salomone il Calabrese. Sta a spogliare tutte le chiese della Puglia, sta carogna. Oh, a Bari si è fregato perfino il trono del vescovo. È un eretico. E non si riesce mai a piarlo con le mani nel sacco. Nessuno l'ha mai visto in faccia. Salomone, hai detto? Che è peggio dell'anguilla. E si è portato via tutto, non ha lasciato niente. Niente. Salomone o Calabrese, eh? Salomone da Cavora. Ma io dico, ve volete fregare la roba dell'Andri? E fregatevela, andate all'inferno, ma rispettate almeno la roba della chiesa. Per me quello sta ancora da queste parti. Speriamo. Appena ho detto messa a ferro un dottore, se il cielo mi aiuta che lo trovo... Se l'ho dato Gesù Cristo, lo do io. Sempre se l'ho dato, gli spacco il cranio, gli spacco. Tu non ti muovi, che fuori stanno preparando per far parlare a San Crispiano. Io penso a Salomone. Amen. Pia, che dico? Tengo l'osso delicato, non tirare, spezza, mi spezzi in 2 parti. Oh. Tira su la corda. Oh, brutti milazzo. E dal, e spezza, ma va. Meglio che ti spezzo io, che ti spezzi da so, cadendo da là sopra.
morto. Se ci sente fra Ludovico la testa, ci stacca. E che sarà mai? Mariano da 3 anni. Non scherzare con quel nome, siamo in un luogo sacro. Ma regge sta colto, no? Segge, segge. Ma insomma, si può sapere questo Mariano da 3 anni che cosa fece di speciale? Che cosa ha fatto? Hai mica letto il tasso d'Ariosto? Io no. E neanche io. Che ha fatto? Cosa lei che la fa? Tu piglia Attila, Riccardo Cuor di Leone, Giulio Cesare, Annibale, miscolo tutto insieme e quelli non fanno neppure un pelo del culo di Mariano da 3 anni. Non fa rumore, né? Aspetta prima che scenda la notte e quando parli nell'imbuto devi fare la voce grossa, se no fra Ludovico mica ci casca. Oddio, io mi sono scordato le parole San Crispiano. Devi soltanto dire combatti, combatti, che poi non mica sbagliare. Ah, va bene, combatti, combatti. Oh, ma quando si arriva, né? Che sto in paravise. Invece fa San Crispiano, faccio pataterno. Arrivò, napoletano. Tutto bene, tutto bene. San Crispiano, aiutami tu. San Crispiano, fammi sta grazia. Ispiralo tu, convincilo tu. Faglielo capire. Io non ci voglio passare qua là. Io voglio restare qua, San Crispiano, con te e con tutti gli altri santi amici tuoi. Io non ci voglio diventare musulmana, San Crispiano. Oh, e piangere un po', questa lagna. Voi non lo conoscete, giovanale mio, quello ci fanno a tutta l'inferno. Ma come non lo conosco? Lo conosco, sì, è la vergogna di tutta la cristianità. Uno sporcaccione che vive con 7 concubine ha messo al mondo una schiera di figli illegittimi. No, e no. Poi si è messo a leggere il Corano di Maometto e volete se famo tutte 7 musulmane. Io da là non ci voglio andare. E resti di qua, resti di qua, c'è venga a farla e io. E c'è venga a venire subito, sto già col Corano in mano. E a te che ti manca? Chi stai a fare qua dentro? A Marc Magdal signor, mi raccomando al signore, ci danno 25 a 1. Stamma senti, se te manda Ettore per cercare di commuovermi, guarda che ha sbagliato strada. Ma per carità, ormai si sa per voi se non parla San Crispiano. Piuttosto mi dica, ho sentito questa povera santa donna, come ha detto che si chiama il suo marito Giovenale? Sì. Il testone, quello della strage di Vetralla? Perché? Te sta venendo idea a te? Chi, me? No, no. Oh, è per me? Beh, non proprio. Anzi, te la devi far rubare. Ma perché? Perché questo è uno specchietto per la Lodole. Ammesso che la Lodole sia raffreddata come lui. Prima di farsi rubare una collana così, Salomone gli dovrebbe staccare la testa dal collo. No, no, Leonore è una brava attrice. Reciterà la parte che gli ho insegnato io. Oddio, hai sentito, zio? Mi ha fatto un complimento. Oh, zio, hai sentito, zio? Mi ama, Ettore, mi ama. Che leggerezza di mano. E a me mi serve proprio uno furbo e svelto in mano come Salomone. Lo saccio com'è fatto. E a me non mi potrà dire di no. Grande onore per me conoscere te e il tuo glorioso legno, Salomone di Cavorà. Posso salire a bordo? Chi dà ci acconsente? Io salgo, anzi, scendo. Ti leggo negli occhi un'ansiosa domanda. Perché te sono venuto a trovare? Lo dico subito, Salomone. Ho bisogno del tuo braccio invincibile nella grande sfida contro i cavalieri francesi. Da un po' di tempo ho saputo che ti sei dedicato alla nobile e pacifica arte della pesca. Usando tutta la tua furberia per farla diventare più proficua. È più abbondante. Là, guarda chi si rivede. Ma io mi permetto di insistere. Questa intanto l'hai rubata, Salomone. E
pure che ti sei sfogata. Io ti denuncio per furto. A meno che non ti unisci a noi. Sbaglio? Sbagli se... Uè, ma tu sino poco manisco, sai. Ma io avrò molta pazienza, Salomò. In galera non te ce manno, a po'. E mo resti disoccupato. Va buono, ma convinto. Tanto più che l'aggio sempre schifato gli spagnoli. Spagnoli? Francesi sono i nostri avversari, francesi! E beh, che t'aggio detto io? Che l'aggio sempre schifato i francesi. E io te grido. Ettore! Ettore! Ho ritrovato! Ma come? Con tutti i sacramenti che abbiamo ti metti a fare il bagno in tinotta! Ho ritrovato Giovenale, il proscritto di Papa Borgia, quello della strage di Vetralla. Se viene anche lui siamo in sette. Ecco, chi sta fa otto? Uva. La cerpa. Bisognava raccoglierla tra 24 ore per essere al punto giusto. Ma io non ce lo sapevo. Tu, Giuseppa. Perché sei Giuseppa, no? Tu potevi andare una perfetta musulmana, tu devi imparare a stare zitta. E dai! Io non ci voglio diventare musulmana. Noi sì. Come te lo devo da dire? E non lo deve dire per niente! Oh! Ve lo volete mettere nella capaggia? Che soltanto la fede di Maometto mi può consentire di sposarla tutto quanto sette? La vogliamo regolarizzare? Questa situazione? Chi è? Lo vogliamo dare un padre a queste creature? Papà, senti un po', quella volta a Vetralla quanti ne sbudellasti? Altri tempi. Allora ero un bischello. Mi saltava la mosca al naso. Te facevo un macello. Allarmi, papà, allarmi! Arriva gente, soffrati! Porca troia! Tutto è posto da combattimento! È quella dannata inquisizione che ha scoperto il mio rifugio. Sì, e mo' rimettete sta cazzarola. Alle armi! Oremo! Ostia, che brutto carattere! Chiamalo carattere. Qui da Vetralla, 100 soldati di Papa Borgia ha fatto zomba all'aria. E tu come lo sai? C'ero pure io. Fermati, fratello! Siamo qui per il tuo bene! Che volete? Ma il Papa che ci manda! Papa Borgia ci manda! È impossibile! Con Papa Borgia sono pessimi rapporti! E invece lui che ti vuole bene ci ha incaricato di interessarci al tuo desiderio di diventare musulmano. E come l'ha saputo? Oh, Papa! Il Papa sa tutto! Il Papa vede e provvede. Noi volessimo parlare dentro. Egli ti autorizza a diventare musulmano senza andare all'inferno e ci ha incaricati di darti una bolla speciale che egli stesso ha redatto con l'autorizzazione. Dammela. La chiesa non fa nulla per nulla, figliolo. Ce lo so. Devi fare una piccola offerta, una cosa e niente. Per dimostrare la tua riconoscenza dovrai combattere contro degli eretici francesi che hanno offeso dei cavalieri italiani. Ma il Papa che gli frega, è spagnolo. Ma vabbè, Papa. Il Papa è al di sopra delle parti. Ma che gli frega degli italiani se è al di sopra delle parti? Che al Papa gli frega degli italiani? Boh. Ma tu vuoi diventare musulmano o no? Sì. E allora accetta le condizioni, solo così il Papa l'autorizza, su. Chi te l'autorizza? È il Papa. Eh sì, gli hanno fatto pure il bollo. Per diventare musulmano? Con le sette mogli, ma io con Maometto non c'ho niente da spartire, sì, capito? Ma così l'ha deciso il Papa! Che non rompe! Dimmi una cosa, piuttosto. Quanti hai detto che so, sti frati? So sei. So sei. E rispondimi bene, eh? Gli hanno chiesto niente in cambio? Sì, sì. Ah, sì? Gli hanno detto che deve andare a combattere nella sfida contro i francesi. Ah!
allora? Sono loro, maledetti! San Crispiano, hai sentito che hanno fatto? Sti miscredenti disgraziati! San Crispiano, dimmelo tu, che devo fare? Rispondi per la Madonna, San Crispiano, che devo fare? Combatti! 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 Mirago! Mirago! Combatti! A faccia esorta! Mamma! Oddio! Mamma lo carmine! Ha parlato! Ma quello che è cascato chi è? No, io sapevo! Non me ne frega niente, per me ha parlato! Combatti! Ludovico D'Arieti! Combatto sì! Ma prima devo sistemare che dico io! Bravo! Grazie, padre! Dove stanno i preti francesi? Dove stanno che me lo mangio tutto quanto? Bravo. Per l'amore del Papa mio bello, che bravo, non me lo devono toccare! E calmati! Domani ti batterai al fianco dei più grandi cavalieri italiani. Ettore, Fanful, Romanello, Miale, Riccio. E chi so? E io mica la conosco. Li conosco io! E San Crispiano! Io mi rombo! Ammazzo a tutti per San Crispiano! Io me stereno! Ma questo chi è? È un monaco francese che non vuole che facciamo questo accordo, figliolo. Brutto frate burino che non sa altro! Sentite che burbito via la predica! Brutto sporcaccione scomunicato! Fuori faccio, vedi, aiuto! Che rotoli? Che rotoli? E che so io che rotolo, siete? Fermate! Chi è? Figlia di sta scargamella! E giù le mani dei miei fratagelli! Ariacchele! Ti è piaciuta sta volta? Eh? Imbecilli ignoranti! Quelli insoffrati! Come non soffrati? No! Ma se l'ha mandata il Papa! Ma vatta a fa'! Giovena, ma si proprio capa tosta! Eppure Papa Borgia non sa che figli non si è mai fatto musulmano! Ma allora mi ha preso in giro! E non si tratta così la povera gente! Oh! Leonardo! Oh! Sono fuori! Come vuoi! E quello chi è? L'Arcangelo Gabriele? Sì, Leonardo! Miracolo, miracolo! Ma quale miracolo? Questo è Albimonte che vola. Leonardo da Vinci, dovunque tu sia, ti do pubblicamente ragione. L'uomo vola. Contro voglia sei riuscito. Amici, l'onore dell'Italia è salvo. L'uomo vola. Oh. Ha fatto la stessa fine di Lucifero, vero Zivre? Hai visto, Leonardo si è vendicato. Beh, certo. C'è ancora qualche ritocchino da fare. Per uno che non ci credeva pure troppo, hai fatto. Però la scommessa l'hai persa, eh? E pago. Consideratemi a vostra disposizione. Se ancora mi volete con voi. Come ai vecchi tempi. Coi vecchi amici. Papà, ce vai pure tu contro i francesi. A vedrà, l'andiamo visto. Ci porti pure noi a vedere la guerra. E combatterò per voi. Bravo! Parola strage! Sarà peggio che a Petralla! E allora vincete di sicuro, papà è più bravo di Mariano da Drani! Minchia, chi vicino sanno a tu Mariano da Drani! Ma te che te feci? E adesso congiungete le mani in atto di vassallaggio. Cercherò di non farvi male, ma ricordatevi che è l'unico schiaffo che non va restituito. Chiaro? Signor Fieramosk, picchiatemi con voi. Oggi con me 18 anni. Una volta stavo pur cominciando a fare un soldato e mi sento molto più sicuro. Al fianco vostro. Vi rimangono poche ore. E con me sarete 11. Prendetelo, Fieramosca, e pigliate pure me. Così famo 12. Lui non è troppo giovane, io non sono ancora vecchio. E anche se non sono tanto pratico di guerra. Guardate un po' la mano. La linea della vita. E mica è tanto corta. Capitano, siamo in 12. Qua ci stanno altri 2.
Propitius est parce nobis domine. Propitius est exaudi nos domine. Ab omni malo libera nos domine. Ab omni peccato libera nos domine. Improvvisa morte libera nos domine. Ab insidis diaboli libera nos domine. Mancano 6 ore. Ab ira et odio et omni malo. Ah, si turnasso sto Mariano da Trani. Lo so, ma sta troppo lontano. A pulvere e tempestà. Però la sfida va a monte se non trova il tredicesimo. Perfetto, libera lo so. Per ammirabile ascensione tua. Libera nos domine. Ecco, benedite queste. Perché queste? Guardate voi. Le nostre lance saranno più lunghe di quelle regolamentari. Le ho fatte fare da un armaiolo di fiducia. Con queste qui saremo senz'altro noi a toccare per primi. E i francesi con le lance più corte finiranno per terra. Vai, più se andiamo. Amen. Questo è un miracolo. Ma chi sei? Da dove vieni? Sei qua per dirmi che combatterai con noi? Ma dimmi chi sei. Ehi. No, ma a me i misteri non mi piacciono, su. Ecco, lo immaginavo. Ma tu sei proprio pazza. Ma chi ti credi d'essere? Giovanna d'Arco? Ci hai preso. L'ho fatta in commedia un mucchio di volte. Conosco la parte a memoria. Me la caverò meglio di lei, vedrai. No, non vedremo proprio niente, Leonore, niente. Memo, che voi non siete cavalieri. Tra voi c'è un po' di tutto. Siete un popolo. Ma un popolo senza una donna, che popolo è? Queste parole sono belle, sai? E ancora più bella è quella che le ha detto. Ma vattene a casa, no? Le femmine sono importanti, ma non vanno a fare guerra. E allora? È chiaro, non verranno mai. I soliti italiani. I veri cagassotto. Fiera Mosca da Capua. Bracalone da Napoli, Albimonte da Peretola, Capoccio da Roma, Ludovico da Rieti, Giovenale da Vetralla, Fanfulla da Lodi, Romanello da Forlì, Carelario da Barlecca, Riccio da Milazzo, Miale da Milazzo, Salomone da Cavorà. E l'ultimo chi è? Sono in 13. Ce l'hanno fatta. Signore, i nostri rinforzi stanno per arrivare. Davvero? Sì. Vai. I rinforzi stanno arrivando. Andiamo. Ah, bene. Vai! Signori, ho saputo adesso che i rinforzi che attendevo sono arrivati. I 3 giorni di tregua sono serviti allo scopo. Che volete dire? Che non vi saranno sfide né tornei né altre sciocchezze. Attaccherò i francesi in campo aperto. Vi ordino di non uscire dalla città. Temo che sia troppo tardi, signore. Siete testardo, Fiera Mosca. Siete in 13, è vero. Ma non rappresentate che voi stessi. Il vostro orgoglio personale, il vostro gusto per le bravate, la vostra millanteria. Che senso ha battervi? Per che cosa? Capitano di Guadarrama, noi siamo soldati di Ventura, ma questa volta combattiamo gratis.
Ognuno di noi ha uno scopo e combatteremo a tutti i costi, anche contro i vostri soldati se non ci volessero aprirgli l'opportuna. Vi prego di togliervi di mezzo, signore, dobbiamo passare. Corsari, ciarlatani, biscazzieri, malviventi, anche un ragazzo e un frate. Tuttavia, uomini come voi sono merce rara. Accetto il rischio. Vi offro quello che posso, 2 ore di tempo. E sarò onorato di essere con voi sul campo quale secondo giudice di gara. La porta! Vi gioco los coglones. Capitano, ma voi quanti ne avete? Li voilà! Quasi in tempo. Ma in tempo. Basterà una corrente d'aria per farli cascare. Allora sbrighiamoci. Io non ho fatto colazione. Prima di vendere la pelle bisogna uccidere l'orso, la motte. Ma io non vedo orsi qui intorno. Vedo un branco di pecoroni. Grossi pecoroni. Non ne deve da sorti manco uno vivo. Quanto è vero Dio! Oh, mamma mia! Ma che cacchio fai? Mannaggia, sfortuna mia, mannaggia! Ma perché si hanno a fare a cavallo sti cose? Si fanno a piedi! Pensavo che fosse una guasconata, invece sta diventando una palla! Basta! Mi dispiace, signori, ma la disfida non può aver luogo. Siete soltanto 12. Adesso siamo in 13, monsieur. Bien, il est temps, monsieur. Il campo è vostro. Scontro all'ultimo sangue. Conoscete le regole. Lancia e spada e poi mazza e ogni altra arma di offesa fino alla morte sul campo o resa discrezione. Dio vi assista. Oh, tenete le lance basse quando siamo vicini, altrimenti si accorgono che sono più lunghe. E vinca il migliore. E ora, secondo la regola dei tornei cavallereschi, gli avversari si scambiano le lance. Non solo più lungo, ma pure benedetto. E dammi a loro. Ci mancava un cambio del lancio, ci mancava. Beh, che? È la regola cavalleresca, no? Siamo cavalieri adesso. No, è che... è cavallerescamente come pollastrelli ci infilano. Villefort! De Guise, La Palisse, Chantilly, Saint-Étienne, Anjou, Beauregard, Châtelain, Devigny, Valois, La Forêt, La Motte. Gli italiani!
terra è solo e tre a cavallo. Ma che te ne ha collo sotto cu? Ammazza che scrocchiata d'ossa. Cornuti! Figlio di puttana! Chi state a colpirmi? Che si mostri! Si faccia avanti se c'è il coraggio! Io sono Mariano da Trani! Coraggio! In piedi! Ma come? Già del ritorno sono! Vai, vai! A noi dove, Ettore? Combatte, Ettore! Io sono un riccio, da mazzo, cadete il stucco, dispetto! Ettore! Incrocia il ferro con me! Sono Mariano da Trani! Avanti un altro! Vengo io! No, tu resta qua! Vieni dunque! Ti aspetto, ti è fermo! Avanti, mi piaccio! Anzitutto! Fatti avanti, pallone! Dove ti zippo? Dove ti infilo? Io sono Mariano da Trani! Fuggi prima che ti abbassi, che botto! Mi arrendo! Ma dico, non hai capito chi sono? Via! Va bene, vado! Va via! Vado! Via! Ehi, Mariano da Trani, ma con tutte le imprese che hanno cantato di te, vai, ti accanto a storie! Ma insomma, io non mi sono mai battuto con nessuno! Io pagavo la riosta e il tasso per inventare le mie vittorie. Con la reputazione che m'ero comprato, tutti fuggivano, tutti. E anche qua avevo cominciato bene, ignorante. Ma non l'hai letto il tasso? No. Va bene, come non detto. Però... Qui, soldato francese, vi chiedo grazia. C'ho una lettera per mamma mia dalla parte del cuore. Io ce l'ho a testa. Ecco, bravo così, slaccia, slaccia la corazza. Ma sta attento, fa piano che so tutta la piaga. E quando mi ci frega, è tutta la finzione. Il sangue è vinto, la ferita è finta. E questo è vero. Cogli! Per Dio, io... Oh, scusa. C'è! E mo... Siete!
sia questo? Comandi, idiota! Tu hai fortuna! Ma che merda! Mamma mia! Sta sembrando un lapis! Mamma mia, aiutami! Bra! Così! Bra! E se cos'è? E muo' così! Calmi il coso! Ti vedo la vacca! Porca! No! Mi arrendo! Mi arrendo! Ho bevuto troppo! Cagone! A noi due! Era là! Madonna mia! Non ho dimenticato l'offesa del maialino! Lascialo a me! Era là! Vieni! Con sta capaccia ti ho sprecialato a muro! Ma sei? Rentati! Dov'è? Ti sei stancato? No! Lo specchio d'Archimede! Visto che significa conoscere la scienza, ignorante? Vigliacco! La femmina non si tocca manco con il fiore! Ma fino ad un solo ci fai! Là! No! Sono morto! Ma salvate! La letteratura mi ha salvato! E qua? Io non c'entro! No, non c'entro! Io sono venuto per scrivere! Io scrivano! Io non combatto! No, non combatto! Pigliatelo con un altro! Sancho no, mi ha fatto la grazia, Sancho no. Monsieur Lamotte, a noi due. Lascialo a me, sto fedente è mio. Ha maneggiato la spada come una vanga. Usa la mazza, caga sotto. Arrenditi! Ah, perché? Sei disarmato? Mano contro mazza. Questo te lo manda Gaiano! E tu, Gaiano, era un traditore! Non è vero! Ti arrendi? No. Basta, Sierra Mosca. La vittoria è vostra. Da voi, riconoscete il valore del vostro avversario? Oui, lo riconosco. Vittoria! 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 Vittoria!
stato bello quello che avete fatto. Regalo! Dammi il manoscritto. Vogliate conservare, capitano di Guadarrama, le memorie delle gesta di 13 cavalieri italiani. Ma qui ci sono solo scarabocchi. Come? E che se che? Ma che fa? Ma voi che volete a me? Io non so scrivere. Tanto voi non sapete leggere. E mo che dirà di noi la storia? Di fronte alla storia che figura ci fa? Oh, Ettore! Se della vittoria memoriali d'onor. Oh, Ettore! Ma va che la storia quantomeno ne sa. Oh, Ettore! Più snello, più bello e più prode ti fa. Oh, Ettore! L'onor, l'onor, horror, la sfida e il campo rivedo ancor. Che far, ahimè, che far,